Ribera ricorda Giuseppe Caruana, scomparso prematuramente a 40 anni, era uno degli sponsor principali del Ribera Calcio. Matteo Geraldi in avanti per De Luca, attenzione De Luca, palla sull'esterno della rete, al secondo minuto il Ribera mostra subito i muscoli all'avversario. Matteo Geraldi prova a mettere ordine a centrocampo, servito Galluzzo, Geraldi, il cambio gioco a memoria, bene per Enzo Martorana, cross basso per Galluzzo che entra in area, Galluzzo, la conclusione alta di pochissimo. Fischiariso, parte Sorrentino, Talluto c'è, ancora Pasquale Galluzzo, poi Martorana, il duello con Giovanni Castiglione, il cross intercetta Morici, arriva Geraldi, poi De Luca, non c'è fuorigioco, De Luca, la parata di Fulvio Montagna, 23esimo del primo tempo, si rimane sullo 0-0, 33esimo del primo tempo, un'altra punizione per il Ribera. Martorana, il suo quasi tira in porta, rete, ha segnato Giuseppe Fallea, l'ex Akragas porta in vantaggio la capolista dopo 33 minuti. Fischiariso, parte Morici, Talluto si accartoccia e fa su il pallone, De Luca serve a destra Campanella, gioca benissimo il Ribera, 43esimo del primo tempo, cross in area, Galluzzo, giù il pallone, Pasquale Galluzzo, De Luca attraversa, non c'è fuorigioco, si rimane sull'1-0, occasionissima per la capolista. Rimessa con le mani per Geraldi, De Luca spalla la porta, vuole Galluzzo, Pasquale Galluzzo, Galluzzo, la super parata di Fulvio Montagna, Ribera vicino al raddoppio con l'attaccante saccense. Fischiariso, parte Ligreci, la conclusione, palla fuori, dopo 7 minuti si rimane sull'1-0 per il Ribera, sono 24 minuti del secondo tempo, punizione per la Folgore, il fischio di Salvatore Riso, Sorrentino, la palla in aria, svetta Ciancimino, altra chance per la Folgore, Morici, la sua palombella alta sopra traversa, Folgore vicina al pari. Attenzione a Barraco, il cross in aria, fuori gioco, ma Talluto ha compiuto una parata che da sola vale il prezzo del biglietto. 93esimo di gioco, punizione per la Folgore con il terzino Licata, Fischiariso, la palla per Sorrentino, Talluto sicurissimo nell'uscita bassa. Una vittoria risicata nel punteggio ma fondamentale per la corsa alla Serie D. Sì, ce l'aspettavamo, una Folgore in piena forma, l'abbiamo visto tutti, abbiamo sofferto, però alla fine quello che serve adesso, alla fine del campionato, sono i tre punti. Ho saputo che l'Alcam ha pareggiato con l'Akragas, col rientro di Enzo Montalbano, avevano perso tempo, dico. E la percentuale si alza per questa benedetta Serie D. 6 giornate alla fine più 8 dalla seconda, soltanto la matematica tiene in eccellenza ancora Ribera. Sì, però tu lo sai, se non c'è la matematica non possiamo, dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, umili come sempre e andare avanti. Oggi abbiamo visto una bella Folgore contro un quotato Ribera, purtroppo un errore alla nostra difesa su un calcio piazzato ha permesso alla squadra di casa di fare il bottino pieno, peccato. Alla fine forse un punto poteva anche starci bene, al Ribera l'augurio che il proseguo di campionato possa portare alla fine la vittoria dello stesso. Per noi sappiamo benissimo, siamo consapevoli che la nostra salvezza passerà attraverso i play-out, ci sarà da sudare fino alla fine.